Radio Freccia. Buonasera dall'ultima luna, 22 in punto e forse qualcuno mi vedrà già in compagnia del nostro astronauta di questa sera, perché si orbita con un vero astronauta, un vero uomo dello spazio, Umberto Guidoni. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Benvenuto e grazie per aver accettato di essere qui con noi sul pianeta Freccia. Qui sull'ultima luna siamo comunque un po' nello spazio, no? Si orbita tutte le sere qui dalle 10 a mezzanotte, tutti sintonizzati su Radio Freccia, anche sul canale 258, sul 558 del digitale terrestre, sul 758 di Sky. E questa sera lo facciamo, ci guiderà in questa orbita chi meglio di te. Un astronauta che ha partecipato a 2 missioni NASA a bordo dello shuttle, una cosa, no, un po' per noi dello Space Shuttle, per noi un po' cinematografica, devo dire, per noi umani, per noi terrestri. E poi sei stato anche il primo astronauta europeo a visitare la Stazione Spaziale Internazionale e anche di questo ci racconterai. Come no, volentieri. Sei pronto? Prontissimo. Che cosa si fa quando ci si mette in orbita, quando si parte per un'orbita? Qual è la prima cosa che si fa? Beh, in realtà la prima cosa comincia ancora prima, quando si sale a bordo del veicolo. E lì c'è tutto un rituale, non è come salire su un aereo. No, non è come venire qui in radio, mettere le cuffie e spingere on, non è proprio così. No, anche perché il veicolo è in verticale, quindi tu ti devi letteralmente arrampicare sul sedile. Ecco, meraviglioso. E infatti si entra una alla volta e poi, diciamo, alla fine, quando siamo tutti seduti, si chiude il portellone e tutti quanti i tecnici che ti hanno aiutato se ne vanno. E lì capisci che qualcosa di pericoloso c'è. Sta perché per accadere. Tutti gli esseri umani sono a più di 8 chilometri di distanza dalla rampa di lancio. Gli unici che stanno vicini sono quelli a bordo dello shuttle. Si va velocissimo? Ma all'inizio no, perché è comunque un oggetto molto grande, alto come un palazzo di 20 piani, pesa diverse migliaia di tonnellate e quindi fa fatica a sollevarsi, poi via via accelera sempre più velocemente e dopo va veramente veloce. Senti, possiamo partire però con la giusta colonna sonora? Portiamo Pink sì. Floyd a bordo? Come no? Ok, allora, che il grande spettacolo abbia inizio, miei cari allunati e allunate. The Great Gig in the Sky, Pink Floyd, che in orbita ci sono stati per davvero, perché sono state una delle scelte musicali di Umberto Guidoni, astronauta, qui con noi questa sera. Umberto, li hai scelti e li hai portati con te? Sì, li ho scelti perché ovviamente amavo la musica di Pink Floyd, ma poi credo che creino un'atmosfera giusta per chi deve affrontare per la prima volta lo spazio, no? Le condizioni davvero fuori del mondo che si trovano quando tu sei in orbita intorno alla Terra. E direi proprio di sì, The Dark Side of the Moon. Non a caso, in orbita questa sera, se non ti dispiace, ci portiamo anche Florence and the Machine. Radio Freccia, libera come noi. Ciao adunati, su queste bellissime note chiediamo al nostro ospite: ma quanti alieni hai visto? Quanti subito, quanti, così tanti, non stavano nella pelle. Ma in realtà gli unici alieni che ho visto erano i miei compagni di viaggio, perché essendo nello spazio eravamo tutti alieni, la Terra era sotto di noi e gli giravamo intorno in 90 minuti. Meraviglia, 90 minuti, vabbè, poi ci dici quante albe e quanti tramonti in un giorno, eh? Intanto i call. Radio Freccia. 22 e 13 minuti sull'ultima luna, miei cari astronauti e astronaute, de che stasera mi verrebbe da dire? Siamo in orbita così sul pianeta Freccia come ogni sera, ma è una serata speciale perché siamo in orbita con un vero astronauta. Non me ne vogliate, non me ne voglio neanche io a me stessa, ma c'è Umberto Guidoni qui con noi. Anzi, Umberto, se hanno delle domande possono farle. Certo, come no. E allora ricordiamo anche il numero, che è il 366-663-4466. Domande, curiosità, insomma, davvero non capita tutti i giorni di incontrare un astronauta, quindi possiamo farci raccontare un sacco di cose, almeno fino alle 11 circa. Sta con noi per la nostra prima ora di orbita. Mi dicevi, si orbita intorno alla Terra quando si è nello spazio, per in 90 minuti si compie tutta l'orbita. Sì, si fa un giro della Terra nel tempo di una partita di calcio.
praticamente. Incredibile. E voi lo fate, vi basate comunque sulle 24 ore per non impazzire? Beh, sicuramente sì, anche perché non puoi pensare di vivere una giornata dove il giorno dura 45 minuti e altrettanto la notte. In una giornata terrestre vediamo sorgere il sole 16 volte e tramontare 16 volte. Sarebbe un po' complicato seguire il ritmo del sole. Come si fa i conti con queste 16 albe e 16 tramonti? All'inizio disturba, perché quando il sole tramonta sembra che la giornata sia finita, ma poi dopo 45 minuti riparte tutto da capo. Quindi all'inizio è abbastanza destabilizzante, poi ci si abitua e finisce che tu ignori quello che accade fuori e ti regoli sull'orologio, diciamo, di 24 ore. Senti, ma com'è nato tutto? Cioè, tu eri il bambino che sognava di fare l'astronauta da grande? Sì, io ero il bambino che sognava di fare l'astronauta. Beh, e che come milioni di miei coetanei era incollato al televisore a vedere lo sbarco sulla Luna. Che e meraviglia. Quella è stata, diciamo, il segnale che si poteva fare davvero, che non era solo la fantascienza a portare gli uomini nello spazio, ma c'erano uomini in carne ed ossa che davvero mettevano piede sulla Luna. Un segnale che questa sera con te più che mai possiamo celebrare nell'anno poi dei 50 anni dall'allunaggio. E certo, sono passati 50 anni e siamo di nuovo di fronte alla sfida di tornare sulla Luna. E credo che nei prossimi 4-5 anni vedremo di nuovo gli uomini e le donne stavolta sulla Luna. Che bello. Senti, qui c'è l'orologio, c'è il time dei Pink Floyd che ci dice che si torna in orbita, anzi si continua, si prosegue la nostra orbita insieme a loro. Quante volte li hai ascoltati mentre eri sullo Diverse volte, perché diciamo era l'unico passatempo davvero che avevamo nello spazio, musica. La musica prima di addormentarci. È un'emozione subito che ti viene in mente risentendoli adesso qui che siamo un po', no? Anche noi al buio. Al buio, siamo in effetti in un ambiente spaziale con le luci, il fondo nero, diciamo. Che emozioni ti riportano i Pink Floyd dallo spazio? Ti riportano all'idea appunto del viaggio fuori dei confini del pianeta, no? Di avventurarsi, come dice Star Trek, là dove nessuno è mai stato prima. Che meraviglia, proviamo ad avventurarci allora, come dice Umberto Guidoni, là dove nessuno è mai stato prima, con i Pink Floyd. Pink Floyd e la loro Time, mentre qui con Umberto Guidoni, il nostro vero astronauta in orbita con noi questa sera, stavamo parlando di mal di spazio. Quello che succede i primi minuti, la prima ora in realtà, quando si è in orbita, quando si parte, non è bellissimo? No, la transizione dalle condizioni terrestri alle condizioni in cui trovi nello spazio comporta per il corpo uno stress notevole. Per esempio i fluidi si spostano tutti verso l'alto, anche il sangue, le ossa, diciamo la colonna vertebrale si dilata perché non c'è il peso e quindi si diventa più alti, per esempio. Bisogna stare molto molto in salute, quindi se volete partire per lo spazio dovete fare prima un bel check-up generale. Questa è la morale. Radio Freccia. 22:30 su questa ultima luna special edition, potremmo dire, insieme all'astronauta Umberto Guidoni. Come stai intanto, Umberto? Bene, sei a tuo agio sull'ultima luna? È pane per i tuoi denti, insomma, sei nel posto giusto. Ho sempre desiderato di mettere piede sulla luna. Hai visto, questa sera ci sei sul pianeta Freccia, poi dove sei il primo astronauta a mettere piede ad atterrare, quindi potremmo dire un piccolo passo per l'uomo. Il resto lo sappiamo. Dunque ci scrive Alessio, dice: raccontaci l'emozione di quando hai visto per la prima volta il mondo sospeso nel vuoto. Sì, è indubbiamente un'emozione davvero grandissima. E il nostro pianeta è bellissimo, l'abbiamo ribattezzato il pianeta blu perché ovviamente domina il colore degli oceani, ma in realtà ce ne sono tanti di colori, mentre gli giri intorno in 90 minuti hai modo di vedere le sfumature dei colori degli oceani, dei ghiacciai, del verde delle foreste e così via. In realtà vedi anche cose che preferiresti non vedere, vedi le ferite. Immagino. Che gli uomini hanno lasciato su questo pianeta, la deforestazione, gli incendi, l'inquinamento, e quelle sono cose davvero che ti fanno stringere il cuore quando pensi a questo bellissimo pianeta, ma anche molto fragile. A quello che sta accadendo. Ovviamente è un punto di vista super privilegiato il vostro, e facendo chiaramente anche ricerca siete in grado di dire anche un po' come siamo messi a questo punto. Sì, purtroppo anche ad occhio nudo si vede appunto come le cose stanno peggiorando. Per esempio, guardando le foto di qualche anno fa e oggi, si vede
i deserti che avanzano, si vede la foresta che si diminuisce, diventa sempre più piccola, e questo purtroppo avviene a velocità sempre maggiore. Quindi diciamo che gli astronauti sono forse i primi che hanno lanciato l'appello per salvare questo pianeta, anche perché, ripeto, quando gli giri intorno i 90 minuti ti viene quasi voglia di abbracciarlo. Immagino proprio di sì. Ma c'è qualcosa che possiamo fare concretamente ancora, secondo te? O secondo me siamo ancora in tempo per ridurre, diciamo così, i danni, perché ormai i danni sono partiti, li vediamo nella nostra esperienza anche di tutti i giorni. Quello che possiamo fare è cercare di ridurre i danni. Certo è che la situazione non è facile, perché richiede davvero uno sforzo a livello planetario. Dobbiamo impegnarci moltissimo, ecco. Continuiamo il nostro viaggio, la nostra orbita, insieme ai Pink Floyd, ovviamente. Ci accompagnano i Pink Floyd questa sera nella nostra orbita, insieme a Umberto Guidoni, astronauta, ospite qui dell'Ultima Luna. Davide scrive al 366-663-4466: ciao Umberto, ma con tutto il progresso che c'è stato negli ultimi anni, come mai non hanno ancora inventato una navicella spaziale dove si possa dormire in un letto, mangiare comodamente a tavolino? Vedere gli astronauti tutti quei giorni a svolazzare nell'aria senza gravità mi fanno soffrire. Beh, intanto voglio dire che essere senza peso non è così brutto, perché si fanno cose che voi umani non avete mai potuto fare, tipo stare sul soffitto a leggere mentre magari sul pavimento c'è qualcuno che corre sul tapirulà. Però è vero che alcune cose uno preferirebbe farle un po' più comodamente. Per questo ci stiamo attrezzando, per esempio creando una gravità artificiale. Chi si ricorda 2001 di Odissea nello spazio, c'era la stazione che girava, ecco, facendola girare si può creare una gravità artificiale. Magari la prossima la faremo con più comodità. Chi può dirlo? Intanto in orbita con noi anche l'ex ambassador Radio Freccia. 22:45 minuti sull'Ultima Luna, miei cari astronauti e astronaute di Radio Freccia. Questa sera siamo in orbita con un vero astronauta, astrofisico, anche scrittore, Umberto Guidoni, che ci sta veramente portando in un mondo spaziale in tutti i sensi, che è anche quello che appunto per noi è ignoto, ma che lui conosce molto bene. Per fare l'astronauta, ovviamente ne parlavamo anche durante la musica, microfoni spenti, come si dice, ovviamente servono delle grandissime caratteristiche fisiche ma anche psicologiche. Quella psicologica più importante qual è? Ma secondo me è la pazienza, perché tu intraprendi un percorso di cui non vedi immediatamente la conclusione, quindi devi avere la pazienza e la capacità di mantenere la concentrazione per tempi molto lunghi, parliamo di diversi anni. Questo per la preparazione. Una volta invece poi che sei lì, che sei nello spazio, qual è un elemento anche psicologico importante? Perché immagino che non sia facile. No, certamente no, sei sotto pressione, vivi in un ambiente molto confinato, e credo che la cosa importante è riuscire a lavorare in gruppo, cioè a svolgere le tue mansioni, quindi tu hai delle responsabilità ma nello stesso tempo condividi un progetto insieme ad altre persone, e il risultato si vede se tutto il gruppo funziona alla perfezione. Senti, tu sei stato 10 anni a Houston per prepararti per la tua prima missione spaziale, che è durata poi un mese, sono due missioni da 15 giorni, quindi complessivamente un mese. Qual è la cosa che hai più grande che hai dovuto sacrificare, ovviamente, per prepararti a qualcosa di così impegnativo e di così importante? Beh, sicuramente molti sacrifici l'hanno fatti la mia famiglia, perché io spesso ero lontano da casa, quindi ovviamente la preparazione per una missione spaziale ti porta a viaggiare molto, a addestrarti per diverse settimane lontano da casa, quindi quella è stata sicuramente la rinuncia più grande, e devo ringraziare mia moglie e mio figlio che hanno avuto la pazienza di resistere per tanto tempo e di supportarti durante questo. Vabbè, però poi vuoi mettere, cioè sei la moglie dell'astronauta, mi sa che c'è anche un figlio. Che non è proprio bellissimo, un po' di horror. Sei anche un appassionato però sì, di questo genere, sì, no? Di fantascienza. Sicuramente sì. Non ti hanno ancora mai però coinvolto in una sceneggiatura per come consulente. No, questo no, ti manca. Questo mi manca. Una delle sì, poche cose. Sebbene tu sia anche uno scrittore, però. Sì. Hai scritto un libro
guida per aspiranti, per giovani astronauti, anche per anziani, però dai, diciamolo. Beh, è pensato per i ragazzi perché penso che lo spazio sarà davvero la prossima sfida che coinvolgerà non solo i professionisti dello spazio come sono oggi gli astronauti, ma le persone comuni. E quindi per questo ho scritto questo libro, pensando alle prossime generazioni che andrà a vivere su Marte. Senti, dovessi ripartire per una missione spaziale, li porteresti, li riconfermeresti Pink Floyd con te? Assolutamente sì. Va bene, allora alziamo il volume. E questa sera Radio Freccia ci sta regalando l'emozione meravigliosa di ascoltare i Pink Floyd, un pezzo come Breathe, insieme a un astronauta, insieme a Umberto Guidoni, che Breathe l'ha ascoltato mentre era nello spazio, e questa cosa è davvero veramente unica e magnifica. Senti Umberto, l'hai scaricata tu l'app ufficiale di Radio Freccia? No. Sei pronto a scaricarla? Certo, allora no. Come Umberto siete pronti a scaricarla anche voi che ancora non ce l'avete. È un'app gratuita, si possono fare un sacco di cose, e adesso te la puoi portare anche nello spazio perché ora c'è internet. Ah certo, come no. Secondo te si potrebbe ascoltare Radio Freccia nello spazio con la giusta connessione? Sì sì, diciamo la connessione spaziale non è velocissima, però immagino che per la musica può ancora andare bene. Vedi, allora è un'idea, si parla tanto di playlist, uno scarica l'app di Radio Freccia, risolto. Radio Freccia 22:57 minuti sull'ultima luna con Noemi e Umberto Guidoni questa sera, il nostro astronauta. Siamo al momento dei saluti, purtroppo lo dovrò congedare anche se non vorrei, ma Umberto deve andare, però magari tornerai a trovarci. Volentieri. Ora conosci la strada per l'ultima luna, quindi puoi tornare, le porte aperte, possiamo fare la rubrica L'astronauta risponde, sì, visto che purtroppo non siamo riusciti ovviamente a leggere e a rispondere a tutti voi. C'è chi scrive: ciao Umberto, è vero che ormai c'è più spazzatura nello spazio che sulla Terra? Ti è mai capitato di avere un incontro ravvicinato con qualche pezzo di satellite dimesso nello spazio? Beh, la situazione nello spazio sta diventando abbastanza affollata, però non è ancora così grave. È capitato 2 o 3 volte nella vita della stazione in quasi 20 anni che abbiano dovuto correggere la rotta per evitare qualche pezzo di satellite che potevano incontrare durante la rotta, ma in genere non siamo ancora, diciamo così, al traffico del raccordo anulare. Meno male, questo ci fa piacere. Intanto volevo dire, a proposito di satelliti e di pezzi dismessi nello spazio, che tu hai un asteroide intitolato, cioè l'asteroide Guidoni, che questa, insomma, voglio dire, i Pink Floyd hanno intitolato la pietra rotolante su Marte, no, i Pink Floyd, i Rolling Stones, a te hanno intitolato l'asteroide, pure questa mi sembra una grande cosa. Sì, 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 ma infatti lo trovo un riconoscimento molto interessante, e soprattutto ne vado fiero di questa cosa. E ci credo. Senti, immagino che uno dei problemi nello spazio, vorrei ci salutassimo così, riguarda il razionamento del cibo. Bisogna stare attenti, no? A non finire le provviste. Io ho preso una domanda da un test per diventare astronauti che ha un po' a che fare con questo e vorrei fartela. Sei pronto? Va bene, tanto tu sì, astronauta ormai lo sei, conclamato, quindi non ci preoccupiamo. Allora, la domanda è questa: un custode dello zoo ha cibo per sfamare 7 leoni per 78 giorni. Quanto durerebbe il cibo se i leoni fossero 21? Facci tutto il processo. Sono 3 volte di meno, quindi bisogna dividere 78 diviso 3, che dovrebbe essere divisibile, quindi 26. Ma sei un astronauta, allora. Questi test sono fatti apposta. Non ci crederei troppo ai test che spacciano per test per diventare astronauti. Però insomma, tu lo sei tuttora. Io davvero ti ringrazio moltissimo per essere stato con noi, ci ascoltiamo insieme quest'ultimo pezzo dei Pink Floyd, facciamo questo pezzettino di Orbita ancora con Umberto Guidoni, che ringraziamo e speriamo davvero di ritrovare presto. Grazie a voi e un saluto a tutti i radioascoltatori. Gli sfrecciati. Gli sfrecciati.